Ciao, regista Gio, volevo fare il tutorial su questa borsettina, questa così, ecco, che è costituita da tre quadrati, lavorati così, e di cui farò il tutorial adesso, e un cuneo, perché quando poi li si cuce, tutti e tre, su questo attrezzino che è fatto così, li si cuce col filo di nylon, aprendolo tutto e naturalmente accomodando il triangolo, il quadrato, questo qua. Questo lascia, disponendo così i tre quadrati, si crea un vuoto qua, per cui bisogna riempirlo con un triangolo di questo tipo. Che è fatto di 28 maglie nel caso mio, i primi tre giri si diminuiscono 2 maglie a destra e 2 maglie a sinistra, i secondi tre giri una maglia a destra e una maglia a sinistra, e poi finché si arriva a 4 maglie. Le 4 maglie sono qui. Queste si vedono poco e poi quelle cucite praticamente. Comunque voi vi dovete regolare secondo il filato che utilizzate, insomma. Allora andiamo a cominciare e vi voglio dire che un attimo solo. Dunque, il filo è quello melange. E quando ne è rimasto, chissà dove si è infilato, va bene. E posso farlo anche con un altro tipo di filo, insomma, così, questo qua. Tanto li ho tutti addoppiati perché diversamente si lavora male. Eccolo, usiamo questo invece di questo, non capisco, ne è rimasto un po', ma non lo trovo. Si è infilato, ne è rimasto poco in qualche parte. Allora, questo quadratino è costituito, come vedete, da triangolini, ecco, di noccioline. Questi qua, guardateli bene. Ecco, per queste noccioline, così come si lavorano ai lati qui. Ai lati delle maglie e poi si rientra con le due, poi si rientra con le altre due e infine ce n'è una ultima, una qua, vediamo se si vede bene, che finisce il triangolino. Come vedete, non so dove si vede bene, ma insomma sono noccioline fatte in triangolo. Poiché c'è questa sfumatura, allora non si vedono bene. Adesso lavoriamo insieme. Dunque, fin dove arriviamo? Magari faremo vari pezzi. Questo è il cotone, l'ho addoppiato, ecru, e questo è l'uncinetto con cui ho lavorato, che è 1,5, perché in questo modo i quadrati vengono serrati, cioè fitti, e vengono anche piccoli, abbastanza piccoli devono venire, non quadrati da coperta, insomma, ma da lavori di questo genere. Allora, si comincia con 28, scusate, 8 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Le si chiude a circolo, così da fare un anellino. Poi la prima maglia è 3 catenelle e dentro se ne devono mettere in totale altre 27, in totale 28, perché faremo poi un quadrato di 4 lati logicamente, e ogni lato è costituito da 7 maglie, per cui 7 per 4 ritornano 28 maglie. Ecco, allora siamo qua a fare le maglie alte dentro il cerchietto, va bene? Così,
Ancora ce ne vuole, quindi sbrighiamoci. E in questo modo, così, ecco, vedo che il filo ha doppiato, mentre prima mi aveva dato un po' fastidio da singolo perché è troppo sottile. Avevo provato a fare qualche lavoretto, ma non rendeva. Io non so tanto bene lavorare con il filo molto sottile, che io chiamo filo da ricamatrici o da maestrine dell'uncinetto. Me la cavo abbastanza bene, ma col filo sottile mai. Non, forse perché non vedo crescere il lavoro, non mi piace. Allora, andremo a contare, non so quante siano adesso perché non le ho contate mano a mano, ma dobbiamo arrivare a 28 in totale, compresa la catenella d'inizio. Allora, proviamo così. Tanto si conta bene anche sulle catenelle di sopra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ancora 6, 23, 24, 25 e 26. 27 e siamo a posto. Ah no, 28, quindi un'altra. Ok, ci ricongiungiamo alla prima maglia che è fatta di catenelle, poi facciamo ancora delle 3 catenelle, vabbè, due bastano perché insomma il filo è doppio adesso. Poi infiliamo altre 6 maglie alte. Ah, nel cerchietto abbiamo messo naturalmente maglie alte 28, compresa l'iniziale fatta di catenelle. Adesso mettiamo 7 maglie alte, suddividiamo questo cerchio in modo da farlo diventare quadrato. E ogni lato del quadrato ha 7 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi facciamo 2 catenelle, 1 e 2, infiliamo nello stesso buco e facciamo un archetto, come vedete. Allora, una maglia già l'abbiamo, altre 6. Una, due, quindi questa è la seconda, due, ecco il filo, mettiti ben, due, tre, quattro, cinque, sei, totale 7, vero? Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, no, ancora un'altra, 7. E sono due lati, 2 catenelle o maglie volanti, un'altra maglia alta nello stesso buco, quindi abbiamo una, due, tre, quattro, quattro, cinque, 6, 7, 6. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, e 7. Questo è il terzo lato, manca l'ultimo lato del quadrato, meglio metto qua, va? Capito? 2 catenelle, quindi altre 7 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Infiliamo qui perché evidentemente nell'archetto l'altra va infilata in un'altra maglia, ma va bene così, 7 maglie ancora allora, 7,
tutte quelle che restano in pratica. Se qualcuno è in più, la saltate, non succede niente di grave. Ecco il quadratino. Allora ancora 2 catenelle e ci ricongiungiamo con la catenella iniziale, che è la prima maglia alta. Ecco il quadrato. Eccolo qua. Quadratino. Adesso che succede? Allora, la prima, essendo la prima maglia, sono sempre 3 catenelle, va bene? Nella seconda iniziamo a lavorare le noccioline, per cui si infilano 5 maglie alte nella seconda maglia alta del primo lato. 1, vediamo se vanno bene 5, o il filo è grosso, sì, è piuttosto grosso. Ne facciamo magari 4, eh? Mentre nel lavoro che vi ho mostrato, ecco, adesso estraiamo l'uncinetto, prendiamo la prima maglia, poi prendiamo la catenella di fine, le congiungiamo sul retro. Sì, 4 vanno bene, insomma. Ecco, qui abbiamo la prima nocciolina. Questa è la prima maglia alta. Poi lavoriamo nelle singole maglie alte altrettante maglie alte fino alla penultima. 2, 3, quindi la quarta. Qua facciamo altre 4 maglie alte per fare la seconda nocciolina. 1, 2, 3, 4. Estraiamo l'uncinetto. Andiamo nella prima maglia alta delle 4, così sul retro. Prendiamo la catenella dell'ultima maglia sul retro, le congiungiamo così. Poi lavoriamo l'ultima maglia alta da sola. Ecco qui le prime 2 noccioline. Si vedono? Sì, si vedono. 1 e 2. Allora, nell'archetto lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2. 2 maglie volanti, cioè 2 catenelle, e ancora 2 maglie alte, 1 e 2. Andiamo al lato successivo, lavoriamo la prima maglia alta da sola, come abbiamo fatto nell'altro lato. Nella seconda facciamo la nocciolina infilando 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Eh sì. Estraiamo l'uncinetto, prendiamo la prima delle maglie, infiliamo l'uncinetto così, prendiamo la catenella dell'ultima e sul retro le congiungiamo. Poi abbiamo le maglie alte, le lavoriamo da sole. 1, 2, 3. Ecco, nella penultima lavoriamo l'altra nocciolina, quindi 4 maglie alte. 1, già fatta. 2, 3, 4. Prendiamo la prima. La catenella. Un momento, che sporge dal retro e le congiungiamo prima e ultima. Poi c'è l'ultima maglia alta da sola prima dell'archetto e la lavoriamo. Dentro l'archetto ancora 2 maglie alte, 1 e 2, 2 maglie volanti, cioè 2 catenelle, e ancora 2 maglie alte, 1 e 2. Oppela, essendo addoppiato il filo, logicamente ogni tanto dà problemi, ma li dobbiamo riparare. Allora, la prima maglia alta del lato, da sola. Nella seconda la nocciolina, quindi 1, 4 maglie alte, 1, 2,
3 o 3 4. Estraiamo l'uncinetto, prendiamo la prima delle 4, qua infiliamo, poi la catenella dell'ultima sul retro e le congiungiamo così, lavorandole. Poi abbiamo le maglie alte da sole, una, due, questo è l'ultimo lato, no, ce n'è un altro, terzo lato, 3, nella quarta lavoriamo l'altra nocciolina. Allora, quindi prima dell'archetto, la penultima in questo caso, invece all'inizio è la seconda, si infila nella seconda. Quindi abbiamo 1, 2, 3, un'altra ancora di maglia alta per la nocciolina, ecco qua. E allora si prende la prima, si estrae l'uncinetto, poi la catenella dell'ultima e si lavorano sul retro. La maglia alta che resta del giro si lavora da sola. Ecco un altro, questo qua l'archetto, insomma, quindi due maglie alte, due catenelle e ancora due maglie alte dentro di esso, 1 e 2. Andiamo all'ultimo lato. Allora, la prima la lavoriamo da sola, nella seconda 4 maglie alte perché dobbiamo fare la nocciolina, nella seconda di questo lato, 1, 2, 3, o 3, 4. Estraiamo l'uncinetto, prendiamo la prima maglia delle 4, poi la catenella e sul retro le congiungiamo, la prima e l'ultima maglia in pratica. Ancora maglie alte da sole che sono 1, 2, 3 e nella quarta facciamo l'altra nocciolina, 1, tutte maglie alte chiuse, 2, 2, 3 e 4. Prendiamo la prima con l'ultima nella catenella, le chiudiamo e lavoriamo l'ultima maglia alta da sola, così nell'archetto ultimo 2 maglie alte, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, ancora una e 2, e poi ci ricongiungiamo alla catenella della prima maglia alta del giro. Ecco qui il quadratino con le noccioline. Ora dobbiamo continuare, però a me il tempo non basta, quindi faremo un altro passaggio, insomma, dei video. Dobbiamo lavorare altre due noccioline dentro, cioè dentro affiancata a questa e dentro affiancata all'altra. Poi negli archetti sempre 2 maglie alte, 2 maglie volanti e 2 maglie alte. Allora ricordatevi, si va in dentro, insomma, e poi ne viene una ultima, come vedete qua. Allora le prime due, eccole qua, le seconde due dentro, vedete? E l'ultima tre, e si finisce con un giro di maglie alte di rifinitura. Anche dentro gli archetti vanno fatto solo maglie alte. Allora, ci vediamo alla prossima. Io intanto faccio un po' di lavoro, eh?